Giovanna D'Urso. Giovanna D'Urso ha portato un po' di artisti, un po' perché ne ha tantissimi. Ciao Giovanna! Grazie per avermi invitato. Io sono una cinematografara, come tutti sanno, perché vengo dal cinema, ho lavorato con Fellini, con Rosselli, perché ricordiamo anche Manuel Di Bernardo. Quindi ogni anno poi seguirò questo reality. Perciò ti possono trovare? Ti possono trovare su Euroweb TV5, quindi www.euroweb.tv5.com, ci possono trovare su Facebook, su Twitter, insomma su tutti i social. Diciamo, iniziamo a parlare prima di tutto perché accanto a me... Di Giuliano Fittigrano, attore, modello. Sì, innanzitutto ti ringrazio per avermi dato l'opportunità oggi di essere qui. Guarda, i nostri amici. Saluto tutti gli amici di Incontriamoci. Io sto lavorando per un progetto, tu dalle mie parti, io arrivo da Torino, e sto lavorando per un progetto che andrà in onda a partire da novembre su delle emittenti locali del Piemonte che sono Rete 7 Piemonte, Video Nord e Video Nord Ovest e poi in streaming mondiale su People 825 di Sky. Questa serie TV, 6 puntate, si intitola La giustizia del sangue. E io ho un ruolo da protagonista come vampiro. Ah, sono storie vere o fantasia? Ah, questa è una bella domanda. No, sono storie inventate, quelle di quest'anno. Mentre invece lo scorso anno ho fatto parte, sempre come attore, di una serie della stessa regista che è Katia Gaido. La serie si intitolava Assetate di sangue e veniva riprodotta tutta una serie di omicidi tratti da storie realmente accadute. Dove possiamo vedere? Le puntate della giustizia del sangue andranno in onda da novembre su Rete 7 Piemonte, Video Nord, Video Nord Ovest e poi in streaming mondiale su People 825 di Sky. Giuliano Fittigrano. Siamo sempre qui, continuiamo a presentare i grandi artisti che ha scelto Giovanna D'Urso. Che Giovanna D'Urso voi, dovete stare attenti che fa tutto, arrancia, ha una radio, ha una televisione, lei è da A alla Z, può costruire e crescere un artista, perciò andatela sempre a cercare sui social network e sulle sue pagine. Spieghiamo un pochino del Talent Festival di quest'anno. Abbiamo detto su 2000 iscritti, 100 sono andati in semifinale. Dopodiché in 50 andranno in finale, non ci sarà solamente il giudizio del giudice, ci sarà anche il giudizio vostro. Andiamo con Roberta Campoli. A breve avrete il suo video e quindi cliccatela, se vi piace cliccatela. Ecco, però voglio passare un attimo la parola a lei. Innanzitutto ciao a tutti, la canzone che vi farò ascoltare è un mio brano inedito, scritto da Fabrizio Sparta e Stefano Iuso. E si chiama Versi in Versi. Siamo due mondi divisi e sconnessi, siamo una barca nel bosco, non lo nascondo. Sentiamo, viene dal Talent Festival 2015 e la vincitrice del Talent Festival. E così sentiremo adesso il brano di Ilenia Vascitti. Com'è il titolo? Come in un film.
così, ti osservo piano e tu resti lì, seduto in quel metro, ma ora dovrei buttarmi dentro e io lo farei, ma poi non dirmi no, perché sei bello tu. In fondo siamo sogni cuciti alla realtà, cieli immensi ma dentro il via vai, sembriamo libri aperti e pagine nell'aria. Proprio come in un film, come in un film. Lui è Simone Venditti, che è qui con noi e oggi ci canta... Allora, vi canterò Scapperò via, che è un testo scritto da Renato Innocenti e Andrea Sfavano. Cerco le risposte nel mio cuore, trovo solamente un gran dolore. Quante volte sono andato giù, sembra una grande giostra immensa, questa mia vita sempre la stessa. Mi sono stancato, ora scendo giù, non mi diverto più. Vola in alto il mio pensiero, una lacrima scende giù, vola più su verso il blu di questa mente mia, e vado dal rancore dove non c'è più prigione. Scapperò via da questa città, e sporca e lurida, per sfuggire al passato che in fondo mi ha cambiato ed io lo so. Sempre grazie a Giovanna D'Urso, che ci presenta ancora Francesco Battaglia. Il titolo sarà Una notte. Io dovrei trovare una parte di me disposta a perdere per non perdere te, disposta ad accettare i tuoi cambi di umore, i tuoi modi di fare. Tu non sei convenzionale ed io mi perdo nelle parole, non mi lascio mai andare e poi ragiono troppo fino a stare male. Quando mi verrai a salvare sarà una notte di settembre, da tutte le altre. Noi faremo come i bambini quando si abbracciano piano e poi si danno la mano. Sarà una notte divertente, così diversa da tutte le altre. Poi senza troppe parole, senza fare rumore, noi faremo l'amore. Io dico ciao Mario Serafino al Cantafestival Giro, vedrai che Giovanna D'Urso ci porterà anche i suoi artisti. Assolutamente sì. Ciao, grazie Cantafestival Giro. Grazie. Incontriamoci. Grazie, ciao.